Gimpo, il tutorial completo, questo gran bel pezzo di software per editare immagini, un software gratuito, gigantesco, enorme, e lo andiamo a vedere in questo video. Cercherò di farlo il più breve possibile questo video, perché verrà, già so che verrà più di 20 minuti, questo è sicuro. Prima di iniziare vi ricordo di fare queste cosette, di venire a cercarmi su YouTube, il sito non è più scuola.it, lo devo aggiornare, ma non c'ho mai voglia di farlo. Comunque ve lo linko in descrizione il mio nuovo sito web e direi di partire subito dicendovi la cosa preliminare di dirvi che GIMP è un software gigantesco, non riusciremo mai, 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 mai a impararlo solo in questo video. Serviranno ragazzi Google, il vostro amico in questo caso, quindi cercate più cose possibili su Google. Continuiamo a vedere e vediamo che dove si scarica GIMP vi linko in descrizione il link dove scaricarlo. Una volta scaricato vi ritroverete in questa interfaccia che adesso non vi mettete le mani in testa, adesso andiamo a vedere nel dettaglio e quindi andiamo a vedere proprio. Andiamo a vedere l'interfaccia. Andiamo a vedere l'interfaccia generale. Quindi, quando voi aprirete GIMP per la prima volta, vi farà fare una configurazione, ma dopo è scontato che lo sappiate fare. Vi ritroverete in questa schermata. Qui al lato vedremo tutti i pulsanti, tutti gli strumenti che andremo a vedere dettagliatamente. Al lato qui troverete i pennelli, i tipi di pennelli. Ad esempio, c'è anche una cosa molto carina, l'ho visto, il pennello peperone, chi non lo ama. E poi qui ci sono faccio il faccione. Ah, non lo riesco a legare, vabbè. E qui ci sono, vabbè, lo leviamo a mano così. Perfetto, invece qui ci sono tutti, come si chiamano? Non mi viene la parola. Come si chiama? Vabbè, non mi viene la parola. Aiutatemi, come si chiama? Scusatemi. Dove sono finiti i capitoli? Un attimo, perché c'è, cioè, mamma mia, è successo tutto all'improvviso. Ok, mi ero dimenticato di prima, vabbè. I livelli, ecco, si chiamano, li avevo scritti, non mi veniva il nome in mente. E qui sopra troviamo il menu, quindi file, dove potremo creare l'immagine, ok? E troveremo modifica per modificare l'immagine, eccetera, eccetera, che poi andremo a vedere dettagliatamente nel corso del corso, credo che diventerà. Vabbè, potrebbe anche essere un corso. Comunque, in descrizione troverete i marcatori di capitolo, così non vi dovete impazzire a trovarli. Comunque, continuiamo e andiamo a vedere. Crea, nuovo, importa e stampa. Letteralmente andiamo a vedere queste tre cose. Crea nuovo, importa, salva ed esporta. Per creare, vi ho fatto vedere, basta fare file nuovo. Qui ci diamo modelli, possiamo anche andare a dire ad esempio A5, ok, e si apre, ecco qua, un nuovo documento dove noi possiamo pasticciare, ok? Abbiamo capito come si crea un nuovo documento. Invece, per importarlo, o lo prendiamo un'immagine, prendiamo un'altra, questa qui, e la trasciniamo nel vuoto, in un vuoto dello schermo, quindi la prendiamo in questo modo e la mettiamo nella faccina di GIMP e ci verrà caricata. Oppure è stata carina da mettere il logo, carino mettere, perché non mi si vede, cioè io volevo mettere, vabbè, non si vede, volevo metterlo, va bene. Oppure possiamo fare semplicemente tasto destro, apri con GIMP e si aprirà dentro GIMP, eccoli qua, oddio, e si aprirà l'immagine dentro GIMP. Invece per salvare, ma non è salvare l'immagine, è salvare il progetto, che ci potrebbe sempre servire salvare il progetto, e fare, come facciamo a fare file, nulla di più semplice, salva, oppure per esportarlo, quindi esportare proprio l'immagine, facciamo file
esporta. Quindi abbiamo capito come funziona. Oh, dimmi. Ok, abbiamo capito come funziona DIMP, l'interfaccia principale. Andiamo a vedere, andiamo adesso un pochino più nel dettaglio e andiamo a vedere i livelli. Ecco, vi avevo dato un accenno prima. Vi devo levare il faccione perché se no non riesco. Vabbè, la faccia non riesco a levare. Ok, facciamo così. Vabbè, niente, non funziona il corpo. Comunque, qui ci sono per fare i livelli, stanno qui al lato. Praticamente per aggiungere un nuovo livello, i livelli sono, immaginiamo come se stiamo creando un collage e abbiamo prima lo sfondo del collage, quindi il cartoncino, poi abbiamo tutto il disegno, ecco qua, quello sono i livelli per intenderci, solo qui sono fatti ovviamente digitali. Quindi, già siamo a 6 minuti e abbiamo fatto pochissimi capitoli, non ne abbiamo fatti nemmeno 4. Comunque, andiamo per creare un livello, facciamo più, ci diamo un nome di livello, ad esempio lo chiamiamo Ciao, e qui possiamo andare a mettere, gli altri cosi non ce ne importa molto, ma l'impicon possiamo mettere il colore di primo piano, cioè questo rosa, poi faccio vedere come si vanno a mettere. Ah sì, dopo vi faccio vedere come si vanno a mettere, come si selezionano i colori, oppure i colori di sfondo, bianco, trasparenza o motivo. Andiamo a mettere un colore di primo piano ed ecco qua. Vedete che noi con l'occhietto possiamo mettere, elevare questo livello, quindi andare a mettere, elevare questo rosa. Ok? La possiamo andare a mettere anche sotto, in questo caso, vedete, se andiamo a levare tutto, non c'è. Vedete, l'abbiamo messo sotto, quindi se, ecco qua, vedete, i cagnolini copriranno l'immagine. Oh, che nome bellissimo che hanno dato a questi. Questi qua sono dettagli. Quindi, se adesso noi, dopo l'andiamo a vedere, ovviamente, se adesso noi andiamo a mettere uno strumento di testo, dopo lo approfondiamo, non vi preoccupate, quindi andiamo a mettere qualsiasi cosa, questo qui è un altro capitolo, e ovviamente perché non si vede? Ah, sei troppo piccolo, credo. Cambiamo colore. Ok, facciamo nero. E non si vede, perché non si vede? Ah, ecco qua, vedete? Perché l'immagine, vedete, vi faccio vedere, sovrapposta, vedete, i cagnolini, è normale che non si, eccolo qua, vedete che è un altro livello la scritta, quindi adesso possiamo andare a cancellare, ovviamente, cance, per cancellare il livello. Perfetto. Continuiamo a vedere il prossimo capitolo e vediamo. Abbiamo visto i livelli e vediamo come selezionare un colore, perché ci ho messo l'accento, vabbè, colore d'italiano, sarebbe bello usarlo certe volte, Luigi, usiamo l'italiano per favore, certe volte usiamo l'italiano che non fa mai male usare l'italiano. Allora, quindi, seleziona colore, sono questi due colori, ricordatevi che quello avanti è il colore di primo piano e quello indietro che sarà bianco e nero inizio se non mi sbaglio, quello dietro sarà il colore di sfondo, in questo caso è bianco. Ma se noi vogliamo cambiare i colori, nulla di più semplice, ci clicchiamo sopra, si apre questa schermata e poi andiamo a selezionarci il colore, ad esempio facciamo che il colore di primo piano è un azzurro o un blu. Perfetto, e adesso se andiamo a prendere il pennello dopo lo andiamo a vedere. Vedete che andiamo a scrivere. Ecco, andiamo solo su questo livello, attenzione, perché abbiamo fatto solo un livello. E ok, invece premendo questa freccettina i nostri due colori si invertono, vedete? Quindi se adesso vado a fare così, mi viene fuori il bianco. Ok. Ah, quindi questo qui è una cosa correlata al capitolo che vedremo tra qualche capitolo. Beh, in realtà seleziona colori è un'altra cosa, se
perché se noi premiamo questo piccolino prelievo colore, che lo chiamo seleziona colore, ci premiamo, possiamo andare a vedere ad esempio di che colore è il pelo di questo bel cagnolino, e vedete, premendoci, adesso se facciamo, mamma mia, vedete che qui è stato preso. Video che va in programma, vabbè, qui è stato preso il colore della pelle del nostro del pelo del nostro cagnolino. E vediamo, possiamo andare a scrivere con lo stesso colore che abbiamo messo nel pelo del nostro cagnolino. Quindi andiamo a vedere il prossimo capitolo. Strumento posta. Postai, ma in italiano qui è sparito Luigi, qui in italiano non c'è. Strumento sposta è questo qui. Premendoci, vediamo che possiamo spostare un elemento, tipo possiamo spostare tutta questa roba e creare un gran casino. Vi ricordo, prima di tornare indietro, premiamo CTRL Z sulla tastiera. Per ingrandirci, se vogliamo, premiamo CTRL ed ecco qui. Lo possiamo andare, va bene. E lo strumento sposta l'abbiamo visto. Quindi praticamente con lo strumento sposta, noi, perché non riesco a spostarmi, ok? Noi con lo strumento sposta possiamo ad esempio spostare il livello effettivo, quindi spostiamo solo, anche se tentiamo a spostare questo, sposteremo sempre quello. Invece se facciamo così si sposta tutto quanto. In questo modo, quindi noi possiamo spostare ad esempio i nostri cagnolini. Ad esempio, se vogliamo fare un'immagine affrancata, la spostiamo e qui ci mettiamo l'altra immagine e qui ci mettiamo l'altra immagine. Ok, possiamo continuare con il prossimo capitolo del video. Abbiamo visto lo strumento sposta, lo strumento di trasformazione. Guarda, strumento testo. Non lo sono mangiato, dove sono arrivati? Ah, me li sono persi gli altri. Vabbè, lasciamo perdere, questi sono tanti. Vai fuori, forse arrivano dopo. Me li sono persi gli altri. Quindi, strumento testo. Andiamo a prendere un testo, questo, e possiamo ad esempio scrivere, l'abbiamo intravisto prima. Qui non si vede bene perché abbiamo preso un colore strano, facciamo così. Come faccio? Vedete che adesso non si vede perché dobbiamo cambiare un attimo colore, quindi facciamo così. E andiamo a cambiarci colore, mettiamoci un bel blu. Ok, e qui scriverà col blu. Ok, strumento adesso. Nulla di più semplice, quindi qui possiamo modificare la dimensione del carattere. In che modo possiamo metterlo in pixel ma anche in millimetri? Qui possiamo fare le solite trasformazioni che non vi sto qui a spiegare perché nei video che abbiamo fatto già sappiamo cosa sono le trasformazioni. Andiamo a vedere il prossimo capitolo di questo video, strumento prelievo colore. Ci siamo mangiati due capitoli. Ah, non li avevo scritti! Vabbè, niente, li mettiamo alla fine. Arrivano messaggi a caso sul mio cellulare. Scusatemi. Stanno arrivando tutti i messaggi. Mamma mia, quando è che... Vabbè, non c'è niente, se vediamo questa parte. Allora, andiamo a vedere adesso. Abbiamo visto, abbiamo strumento dove siamo arrivati, prelievo colore. Cioè, andiamo a prendere il colore, quindi possiamo andare, infatti qui dice prelievo colore, l'abbiamo già intravisto prima. Quindi se premiamo qui abbiamo preso il colore, eccolo qua, vedete, abbiamo preso questa erba. Quindi prendendo un pennello possiamo andare a disegnare qui, ok, vedete? Ecco qua, solo sul livello selezionato. Abbiamo visto anche lo strumento prelievo colore. Se andiamo a vederlo meglio, non c'è molto da spiegare, solo lo strumento prelievo colore. Le opzioni si spiegano da sole. Quindi andiamo a vedere, con 15 minuti siamo arrivati allo strumento prelievo colore, andiamo allo strumento zoom. Quindi andiamo a vedere lo strumento zoom. Qui fa un caldo
incredibile, vi sto sciogliendo. Quindi lo strumento zoom si capisce già dal nome, dovrebbe essere... Quale, scusate, non lo vedo lo strumento zoom. Strumento, strumento sposta, strumento ritaglia. Mamma, eccolo qua, questo è strumento zoom. Vedete che mettendo, ecco qua, vedete che questo qui possiamo ingrandire. Mamma mia, poverino, cosa deve subire? Come facciamo? Ah, e qui possiamo fare si aumenta e riduci. Quindi se facciamo riduci, noi riduciamo l'ingrandimento. Invece se facciamo diminuisci, si diminuisce l'immagine. In questo caso non possiamo farlo di più perché già siamo alla dimensione effettiva. Quindi lo strumento zoom l'abbiamo visto e vi faccio vedere prima di andare alla fine. Quindi aggiungiamo altro capitolo, aggiungiamo un altro capitolo. Come lo faccio ad aggiungere? Noi ne dobbiamo aggiungere un altro più perché prima non l'ho messo, fatemi vedere. Allora aggiungiamo un altro capitolo, fatemi vedere, insomma tagliamo questa piccola parte, ok, Ctrl FD. Quindi andiamo ad aggiungere un altro capitolo e andiamo a vedere lo strumento warp. Che cos'è lo strumento warp? Possiamo con lo strumento warp praticamente smuovere l'immagine. Vedete, possiamo storcerla, quindi andiamo a modificare questa. Vedete, stiamo storcendo l'immagine facendo dei buchi nei nostri cagnolini, vabbè, inquietante. Quindi torniamo indietro, qui possiamo cambiare la dimensione, vedete, la durezza, quindi come deve essere duro, ma anche la forza, su come modificarlo. Se facciamo poco si muove piano piano, e anche la spaziatura, cioè lo spazio che lasciamo tra le mani. Per tornare indietro sempre quanto riserva. Ok, e andiamo a vedere un altro capitolo che mi sono mangiato. Lo strumento riempimento colore. Che cos'è lo strumento riempimento colore? Come in Paint. Quindi se adesso vado a prendere dove lo strumento riempimento colore, posso andare a riempire una zona. In questo caso vedete che stiamo riempiendo delle zone a caso. Ma se andiamo ad aggiungere, quindi andiamo a fare una forma così e facciamo tasto destro, aggiungi canale alfa, facendo canje, ok, no, cosa ho combinato, quindi andiamo, ok, ad esempio qui vedete che stiamo usando lo strumento riempimento di colore, cioè andiamo a riempire come il secchiello in Paint, vi ricordate nel video che vi ho fatto di Paint, un bel po' di tempo fa, e quello più o meno è quello. Quindi abbiamo visto che lo strumento di riempimento di colore, lo strumento pennello l'abbiamo visto. Pare di no lo strumento pennello. Sì, siamo andati diretto, ok, andiamo a vedere anche lo strumento pennello. Qui, oddio, ho fatto due volte, vabbè, mi devo cancellare uno. Allora, lo strumento pennello è questo qui. Praticamente noi possiamo andare per il pennello, cambiando un colore, quindi mettiamo un rosso fuoco. Vedete che noi possiamo andare a mettere il pennello, una cosa, attenzione. Qui possiamo, ci sono un sacco di pennelli, anche il pennello peperone, che carino, ma anche la faccina di Int, che è bellissima. Quindi torniamo indietro, abbiamo visto lo strumento pennello e adesso possiamo andare in correlazione con il video vedendo un accenno dei colori. Vediamo un piccolo accenno. Un piccolissimo accenno di colore. Quindi andiamo in colori, facciamo ad esempio, facciamo un piccolo accenno che faremo in un altro video, ad esempio la saturazione. Possiamo modificare la saturazione dell'immagine, quindi renderla molto in bianco e nero e molta saturazione.
andiamo a vedere anche un piccolo accenno dei filtri. Quindi andiamo a vedere un altro piccolo accenno dei filtri. Quindi andiamo a vedere, premiamo filtri. Ok, cambiamo immagine perché la stiamo incasinando fin troppo. Andiamo in filtri, ad esempio facciamo, andiamo in questa qui che è al bordino, filtri, dove? Luci ombre, proietta ombra. E vedete che possiamo mettere l'ombra alla nostra immagine, quindi avere la sorta del mio pallino, vedete, il mio cerchio dove sto io in questo momento, e andiamo a vedere quello. Ok, io direi di chiudere qui questo video. Io spero dopo 20 minuti vi sia piaciuto questo video. Se sì, supportatemi facendo queste cose belle qui. Io vi do un appuntamento alla prossima. Ciao ciao. Ah, non ho premuto.